Noi siamo pronti, adesso aspettiamo Stefano che sta arrivando. Il giro è questo, arriveremo praticamente al Monte Baldo, andiamo verso nord, verso Riva del Garda, poi scendiamo dal lato del lago d'Idro e poi andremo a visitare il forte di Valendrane. E mo? No, cazzo! Quindi siamo dall'altra parte di dove eravamo prima? Ah, bene. Mamma mia, che strada di merda! E questo è il lago di Garda. Strada scura in mezzo alla natura. Vai! Questo è un tornante, grazie navigatore che ce l'hai detto. Sempre detto, navigatore è un'arma a doppio taglio. Ti può far sbagliare, ti può far incazzare, però almeno ti dice bene o male come sono le curve e quindi ti aiuta già a capire come le devi prendere. La strada qui è anche un po' stretta, quindi sono le foglie. Andiamo piano. Ragazzi, è una strada non semplicissima, Devo starci all'occhio. Osservatorio astronomico. In questo giro che stiamo facendo ci sono un sacco di attrazioni turistiche molto interessanti. Noi andremo a vedere solamente il forte di Valendrane, però come avete visto qui c'è l'osservatorio, poi ci sono altre cose che adesso mi sfuggono, però quando si viene in questi posti bisogna tenere presente anche che sarebbe meglio dedicare il giro anche a qualche piccola pausa turistica. Oh, strada chiusa al traffico. E mo? No, cazzo! Ma sia mappe dopo mi danno continuare! Ma perché è strada chiusa oggi? Perché poi? Vabbè, parcheggiamo un attimo, cerchiamo di capire il da farsi. Ragazzi, capita anche questo. Capita anche questo. Mannaia la bisarca. Bella strada, eh? Minchia! Tanto bella. Tanto bella quanto chiusa. È ancora acceso? Sì. Allora puoi dire le madonne. O c'è qualche festa, qualcosa. Ma mo la domanda è: dove cazzo andiamo? Abbiamo trovato la strada chiusa e nel frattempo abbiamo incontrato questo signore, questo motociclista col KTM che è della zona e ci ha consigliato un percorso alternativo da fare. Vediamo dove ci porta. Peccato, perché veramente ne parlavano benissimo di questa strada ed effettivamente le premesse erano ottime. Però vabbè, diciamo che l'importante è girare in moto con questo bel tempo e magari questo imprevisto ci regalerà una bella sorpresa. Strano che Google Maps non abbia indicato questa strada come una strada chiusa, perché cioè è una chiusura stagionale a quanto ho capito, quindi doveva essere segnalata, ma vabbè, ormai è andata. Oh ragazzi, nulla, la deviazione adesso l'ho capita, siamo alla Prada, adesso scenderemo per l'SP9 se non ho letto male,
e ci porterà praticamente a sud di Malcesine. Faremo un pezzo del lago di Garda fino a riva e poi proseguiremo per arrivare al lago d'Idro. Discesa pericolosa, qualcosa sul veleno visto. Mamma che strada di merda, mamma mia che strada di merda. Guarda qua, che bello. Ragazzi, spero che l'audio si senta. La strada è in pessime condizioni, ma il colpo d'occhio spero che si sia visto. Diciamo che nella sfiga ci è andata di culo. Voi vi ricordate quando avete fatto il manino Procedomi, le due antenne a forma di orecchio? Sì, sì, siamo fermati. Si vedono da qua? Da troppo scatter? Ah, sono quelli in fondo, su quella punta? È qua, qua, quelle due là in fondo. E abbiamo scoperto come si chiama la nostra guida improvvisata. Si chiama Martin. E grazie a lui stiamo scoprendo questi posti. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto di cosa abbiamo? Ma ragazzi, il lago di Garda fa paura. Cioè, ho scoperto quest'anno, ho la veneranda età di 42 anni e me ne vergogno, però come fa? Insomma. Mamma. Qua se si beccano due macchine è un casino qua. Ma guarda te, ma cos'è? Ma cos'è? Madonna, c'ho le lacrime agli occhi, ragazzi. Accidenti. Come fai a guidare e a guardare? Non ce la fai, meno male che riprendo, perché perdere uno scorcio del genere. Madonna. Mezzega, ragazzi. Grande Martin. Ma dove ci ha portato Martin? Che bello trovare la strada chiusa, dai. Sì. Mamma mia, ragazzi. Paesaggio fotonico. Zignago. Eravamo a Zignago, ma non lo sapevo. Ma tanto non sapevo un sacco di cose oggi, quindi diciamo che è tutta cultura. Ci salutiamo. Ok. Voi andate in su? Sì. Ok, ci trovi su quel gruppo che ti dicevo, Jim e Giri in moto. Va bene, grazie ancora. Grazie a voi, è stato un piacere. Tutto nostro. Però ragazzi, che giornata, ma bellissimo. È per questo che non sospendo mai l'assicurazione, perché ti capitano delle giornate così. Col fresco, le condizioni meteo favorevoli, è un bel giretto in moto, ci sta. Veramente bello, adesso capisco perché i tedeschi passano qui l'estate, inverno, primavera, perché è fotonico. Ed ora inizia a farsi interessante la strada.
belle stradine, ragazzi. Non c'è nessuno, quindi abbiamo tutta la strada per noi. Sono veramente poche le giornate in cui riesce a fare un gym senza trovare traffico. Centro Valle Drale, questa era una vecchia sanatoria. Eccoci, stiamo andando al forte di Valle Drane. E già in questo momento, a parte che sparano, ma vabbè. E la domanda è: quale sarà la strada? Secondo me è su. Andiamo a vedere. Eccoci, c'è anche Stefano. Ciao! Adesso andiamo a vedere sto piano forte, risalente alla Grande Guerra. C'è la prima o la seconda? Dimmelo tu! No, la Grande Guerra è la prima guerra mondiale. Questo lo so, dai. La prima. Sono ignorante, ma non così. Ma non così tanto. Non così tanto. È anche piacevole camminare così. Eh sì, adesso comincerà un po' il fiatone, poi dopo la pizza che abbiamo mangiato. Ci sta, ci sta. Tu hai staccato le chiavi della moto, sì? Sì. Ok, attimo di suspense. Della serie non entriamo. Questa era una di quelle foto che questa è stupenda che avevo visto anch'io, incredibile. C'è anche una vasca da bagno. Vedi. Questa cosa però mi incuriosisce, questa cosa che si è inclinata sembra quasi che questa sia una struttura esterna che hanno fatto loro. Mica che agile, attenzione, che agilità, ragazzi. È un temerario, cazzo. Tutta
pensa a te. Finestrata, direi. Ecco qua. Che storia! Ti è piaciuto, Stefano? Aspetta, dov'è Stefano? Qui? Sì, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Molto. Bene. Siamo contenti. No, aspetta, dobbiamo ancora andare di sopra. Andremo anche di sopra. Adesso andiamo sopra. Io, se non ci fosse stato Stefano, non sarei andato dentro perché mi cagavo addosso. Però adesso mi porta a fare il giro in alto. Andiamo. Beh, direi di non fare questa scala, che dici? Dove? Dove? Eccolo qua. Mica l'Indiana Jones qua, eh. Ho le cellule tante. Però vedendo che le celle si erano infissi, mi sa che era più una cella. Sì, ciao, io lì non vado. Anche questa è una corretta, un fucile. Mica l'ingegneria da paura qua. Cioè, qua è da solo enigmista, cazzo. Ma questa è una latrina, guarda. Ma minchia, è vero? Sì, no, lasciamo perdere anche perché a volte ci perdiamo. No, anche perché sai che ho la sensazione che qua ci abbiano. Se ci butta dentro un morto non me ne stupirei. Più ti addentri e più non sai. Oh, guarda che si muove qua, eh. Qua si è mosso. Sì. Sì. Ho sentito, forse quando sei andato di là ha fatto il balzello. Ha fatto un po' di là. Esatto. Adesso andiamo da dove siamo arrivati, così vediamo se riusciamo ad andare su. Magari dico che io non sono proprio leggero. Sali tu, che io avremo una differenza di peso forse di 10 kg esagerando. Non lo posso dire, sto registrando. Oh. E qua siamo sul tetto. Non dare il tempo. No, no. Là? La bruma. Foschia? Sì. Bello.